Siamo al sesto film, Barbie, in live action. Devo per forza dirvi qualcosa? Il film uscirà in autunno 2020 e se si sta cercando un'attrice protagonista, si pensa che sarà Margot Robbie, che ha già interpretato Harley Quinn. No, Barbie, questo al 100% non andrò a vederlo. Fatemi sapere se tra voi c'è qualcuno che ha intenzione di andare a vedere questo film. La clip che avete appena visto proviene da un video di inizio 2020. Già, più di 3 anni fa. Ho come l'impressione di non aver rispettato l'Andri del passato. E meno male, direi. Diciamo che l'interesse verso questo film è aumentato con gli anni, con i diversi nomi del cast che si andavano aggiungendo, con le immagini e i trailer che arrivavano e con l'idea che sarebbe stato un film totalmente diverso da ciò che ci aspettavamo tutti. E lo è? Beh, per quanto mi riguarda non esattamente, perché in poche parole io, dopo diversi trailer, mi aspettavo esattamente questo genere di film. Sapevo già che andando a vedere Barbie in sala non mi sarei ritrovato davanti un film indirizzato a un target ben specifico, ovvero quello delle ragazzine, tra virgolette. Era ovvio che il film avrebbe puntato sul femminismo, sulla misoginia, ed ero quasi certo che il target sarebbe stato abbastanza differente da quello di ragazzine barra bambine. Nonostante questo, la sala era davvero piena di ragazzine. Mi sono stupito però di ritrovare anche qualche ragazzo. E non per forza obbligati dalle proprie fidanzate. Mi sono stupito di più quando, uscendo dalla sala a fine proiezione, mi sono trovato davanti una fila con tantissimi ragazzi. Io sono andato alla prima proiezione di ieri, giovedì 20, e di ragazzi ce n'erano pochi, ma subito, nella proiezione successiva a quella mia, il numero era triplicato. E questo davvero non me l'aspettavo, perché magari non tutti sono informati sulla tipologia di film che è questo Barbie. Oppure, pur sapendo qualcosa, non interessava minimamente andare a vedere un film con il titolo Barbie. Ma adesso, parlando del film, direi come sempre di dividere la recensione in una parte senza spoiler e una parte con spoiler, anche se sarà molto leggera e molto piccola verso la fine. In pochissime ore ho sentito dire tantissime cose su questo film. Vabbè, non contiamo che ci sono state le proiezioni in anteprima, quindi quelle le mettiamo da parte. Comunque, è il miglior film dell'anno, è il peggior film dell'anno. Sì, ho sentito entrambe le opzioni opposte. Io mi trovo a metà. Non dico che questo sia il miglior film dell'anno, ma è davvero molto carino. Parlandone velocemente sotto il punto di vista tecnico, la regia è stata affidata a Greta Gerwig, mentre la sceneggiatura a suo marito, o compagno comunque, Noah Baumbach. E solitamente la coppia, o separatamente o comunque assieme, lavora a dei film impegnati. E infatti questo Barbie comunque ha un sottotema non così tanto sotto, quasi proprio un sopratema, abbastanza importante da presentare al cinema nel 2023, utilizzando tra l'altro le bambole di Ken e di Barbie, o meglio, di Barbie e di Ken. Il film, essendo pur sempre Barbie, fa un abuso eccessivo di rosa. Ma non lo reputo assolutamente un difetto, solo che quando si arrivava nel mondo reale, perché appunto non è uno spoiler, si vede anche nei trailer, Barbie e Ken vanno a finire nel mondo reale, quando ci presentano delle scene fuori da Barbieland, gli occhi si riposavano un po'. I temi e il tono di questo film erano già prevedibili dai trailer, per quanto mi riguarda. Immaginavo che avrebbero preso Barbie come icona, come simbolo di femminilità, di emancipazione, ma allo stesso tempo di stereotipo, tanto che la Barbie protagonista del film è proprio Barbie stereotipata. Infatti mi fa un po' strano che la Mattel abbia dato l'opportunità a Warner di realizzare questo film, perché sì, naturalmente Barbie è diventata sicuramente più famosa anche grazie a tutta la pubblicità che è arrivata da questo film, tralasciando appunto Barbenheimer, che è un'altra faccenda. Barbie quest'anno è stata sulla bocca di tutti almeno una volta, però anche con lo stesso villain, uno dei villain, ovvero proprio la Mattel, è lo stesso film a criticare Barbie e tutto ciò che la circonda. Ho apprezzato che nonostante al centro di tutto ci sia comunque Barbie, la figura della donna, che nel 2023 ancora non è allo stesso livello sfortunatamente dell'uomo, ho apprezzato anche grazie al femminismo, che è una cosa diversa dal nazifemminismo, che il film si concentri sul fatto che in una società, Barbieland o il mondo reale che sia, non bisogna che o l'uomo o la donna comandi. Bisogna convivere allo stesso livello, e dirlo nel 2023 mi sembra ancora stranissimo. Dovrebbe essere una legge scritta da sempre, ma se ancora nel 2023 ci sono film proprio come Barbie, in questa società in cui viviamo di scritto non c'è proprio nulla. Oltre al femminismo, all'emancipazione, contro patriarcato, contro la misoginia, c'è anche il tema del legame. Legame che può essere romantico, cosa che si presenta molto poco, ma anche legame familiare. Ed è questo il tema più centrale, sia per due personaggi della storia, ma anche proprio per il finale. Finale che presenta un colpo di scena un po' prevedibile, direi, perché basta comunque essere un minimamente informati o comunque fare 2 più 2 durante la visione per arrivare a quel colpo di scena prima dello svelamento ufficiale, ma è comunque un colpo di scena che porta a una delle scene migliori di quest'anno. Per me Barbie non è il miglior film dell'anno, ma sicuramente il suo finale è uno dei finali migliori del 2023. Visto che ho citato i personaggi, direi di passare in rassegna velocemente un po' il cast di questo film. Partiamo dal fatto che intanto è un cast immenso. Abbiamo Margot Robbie che interpreta Barbie e lo fa in maniera pazzesca, perché comunque nonostante il film l'abbia visto doppiato, non ho visto la sua interpretazione reale,
quella sullo schermo è Barbie. E stessa cosa posso dire per Ryan Gosling, che nonostante sia giusto un po' più anzianotto di Margot Robbie, ha interpretato un Ken sopra le righe da far schifo, come in realtà tutti i personaggi di Barbieland, ma è proprio quello che doveva fare. Soprattutto i Ken devono essere sopra le righe. Ho visto aspramente criticata questa scelta, ma secondo me è proprio uno dei pregi di questo film. Perché i Ken e le Barbie sono una cosa a parte, usati come esempio per noi esseri umani, ma non sono esseri umani. Interessante la faccenda della Barbie stramba interpretata da Kate McKinnon, anche perché con questo personaggio ci presentano il collegamento tra Barbieland e il mondo reale, mentre per quanto riguarda i Ken, da citare sicuramente Simu Liu, che assieme a Ryan Gosling secondo me hanno realizzato delle scene davvero davvero divertenti, ma anche un altro tipo di citazione per il Ken interpretato da Kingsley Benadir, ovvero il villain di Secret Invasion interpretato davvero malissimo, oppure anche Bob Marley. Per quanto orrenda la sua interpretazione in Secret Invasion, posso dire che adesso dopo Barbie lo prenderò molto più sul serio. Ovviamente sto scherzando. Parlando poi dei personaggi umani, quindi quelli del mondo reale, intanto citiamo naturalmente Will Ferrell, che qui interpreta il CEO di Mattel, ovvero il villain principale. Io Will Ferrell lo adoro, mi fa straridere sempre, infatti le sue scene sono stupende, anche proprio perché comunque è protagonista di alcune scene di finto buonismo solito di queste case di produzione che cercano in tutti i modi di nascondere il patriarcato fondato fin da sempre, e proprio questo mi fa stupire del fatto che dietro il film ci sia comunque la stessa Mattel. Comunque la faccenda Mattel devo dire che non mi è piaciuta affatto in questo film, nonostante queste scene divertenti sul nascondere il patriarcato della Mattel. Diciamo che il modo in cui si conclude tutto non mi ha convinto al 100%, molto buttato lì. Sembra che abbiano presentato questo ostacolo, comunque questi personaggi villain antagonisti, solo per poi arrivare al colpo di scena, comunque già presentarti il colpo di scena finale a metà film. E infatti è quello che è stato. Avrei nettamente preferito altro per questi personaggi ed il legame con Barbie. Passando poi agli altri personaggi umani più centrali nella storia, abbiamo Gloria e Sasha, interpretati da America Ferrera, ovvero la Ugly Betty, e da Ariana Greenblatt, mi pare si chiami. Comunque l'abbiamo vista in 65, Fuga dalla Terra, e anche in Infinity War, dove interpretava una piccola Gamora, truccata, quindi impossibile da riconoscere. I loro personaggi sono interessanti, soprattutto dopo un certo punto nel film, dopo un cambiamento nello status quo. E anche se non umano, direi di citare tranquillamente Alan, interpretato da Michael Cera. Sinceramente è sempre bello vederlo sullo schermo. Il film comunque intrattiene, nonostante ci siano alcune scene un po' lentine, per quanto mi riguarda, alcune volte sentivo un po' la pesantezza di alcune sequenze, il film comunque intrattiene. Mi ha divertito, ho riso più volte, soprattutto la cosa interessante è che ho riso ad ogni singolo momento in cui il film voleva far ridere, quindi assolutamente un pregio di Barbie. Diciamo che si appoggia molto sul cringe voluto, e a me, quando il cringe è voluto all'interno di un prodotto, il sorriso lo fa scattare automaticamente. Però se state guardando questo video per capire se il film è indirizzato a un pubblico di giovanissimi, diciamo dai 6 ai 10 anni, per quanto mi riguarda non così tanto. Non perché nel film si veda chissà che cosa, non è un film esagerato, ma magari il bambino in questione potrebbe annoiarsi, perché effettivamente è un film che sì, diverte. Ci sono alcune scene anche slapstick che potrebbero far ridere il bambino, ma per lo più cerca di far ragionare lo spettatore. Su argomenti tra l'altro su cui un bambino dovrebbe ragionare, quindi effettivamente sarebbe anche un bene portare i bambini a vedere questo film, nonostante comunque siano temi importanti e anche difficili per alcuni, quindi la noia potrebbe essere avvertita. Ci sono diverse battute solo per adulti, ma sicuramente nulla di scabroso. Il film, nonostante il titolo e tutto, sicuramente non ha come target principale i bambini molto piccoli. Punta sicuramente dai 15 in su. E per tutti, ripeto ancora una volta, non solo per le ragazze. Anzi, è proprio un bene se il film si va a vederlo tutti. Anche perché, ripeto, è divertente oltre a far ragionare lo spettatore. Ci sono alcune scene molto metanarrative, anzi proprio totalmente metacinematografiche. Una citazione che sinceramente non ho capito, forse o è stata spiegata o adattata male, o probabilmente mi sono distratto io e ho perso il senso di una certa frase detta, ma comunque il fatto che abbiano citato una certa cosa mi ha fatto sorridere, nonostante non avessi capito comunque la citazione. Ne parliamo ovviamente nella parte spoiler, perché magari qualcuno lo reputa spoiler. E invece, ripeto, il finale, per quanto mi riguarda, è uno dei migliori finali del 2023, di un film del 2023. Prevedibile sotto alcuni punti di vista, ma non mi interessa, non lo reputo un difetto, anzi, molto molto carino. E soprattutto interessante, sì, la scena finale, l'ultimissima scena, perché ritorna sia una battuta del film, di inizio film, di prima mezz'ora, ma anche proprio perché dà proprio un significato a una certa scelta di un personaggio. Proprio d'ora in poi è così, punto.
Chiudendo e poi passando alla parte spoiler, davvero piccola, non credo di dilungarmi troppo, ripeto che questo film è indirizzato a un pubblico diverso da quello che si possa immaginare, ma comunque è per tutti in realtà. Ognuno capisce ovviamente come sempre il proprio livello, chi è più grande capirà più battute o più temi, chi è più piccolo magari si soffermerà solamente sulle bambole, sulla natura stessa del nome Barbie, del marchio, perdendosi ovviamente molte cose, ma magari è uno di quei film che poi riguardandoli da più grandi si capiranno più livelli, ed è assolutamente un bene. E oltre ad essere impegnato è divertente, quindi andatelo a vedere tutti. Ma adesso, se non avete visto il film, vi invito a uscire da questo video, più che video comunque anche un ascolto, più un podcast su YouTube, perché causa impegni non sono riuscito a mettermi davanti la camera per registrare, c'è caldissimo ed è difficilissimo. E con questo caldo mi incarto molto facilmente, perdendo tantissimo tempo, che poi comunque perderei anche doppiamente nell'editing. E preferisco prendere questa via, comunque spero non sia qualcosa che vi dispiaccia. Ma ripeto, se non avete visto il film, vi invito a uscire dal video perché gli spoiler di Barbie inizieranno tra 3, 2, 1. Come primissima cosa vorrei parlare del finale, perché, ripeto, il finale, almeno sotto il punto di vista villain, si conclude molto molto facilmente senza un vero e proprio motivo, perché abbiamo appunto tanto Barbie con Gloria e Sasha che arrivano a Barbieland dopo che Ken scopre il patriarcato e lo porta nella sua terra natale, e vengono seguite da Will Ferrell, dalla Mattel intera, con anche lo stagista, che tra l'altro è interpretato da un attore di Sex Education, e nel film ci sono ben 3 attori di Sex Education, che quindi hanno fatto il passo avanti al cinema. Non so se rimarranno lì, ma il fatto che ci sia anche la Mackie, che è una delle sosie di Margot Robbie, fa sorridere. Anzi, è stato detto proprio che l'abbiano scelta apposta, poi però la somiglianza non si è notata tantissimo in questo caso. Comunque, stavo dicendo appunto, la Mattel segue Margot Robbie, Barbie, Gloria e Sasha, è però totalmente senza un motivo, diciamo che perdono il loro obiettivo velocemente. Dicono, ok, mi è piaciuto questo cambiamento di prospettiva di Ken, che appunto era diventato uno dei villain, anche i Ken sono diventati villain a un certo punto nel film, più che villain antagonisti, perché la differenza è che villain sono cattivi antagonisti che si mettono contro il protagonista. Quindi più antagonisti, però sicuramente sono andati contro le Barbie. E la Mattel cambia idea troppo facilmente. Anche perché proprio la scena sembrava più una supercazzola che un qualcosa di reale. Sembrava che Will Ferrell, comunque il CEO della Mattel, stesse perculando Barbie e Ken, dicendo, oh, ok, sono d'accordo con voi. Invece no, poi realmente ha cambiato idea totalmente a caso. Però questa scena porta poi al finale, che a me è piaciuto tantissimo, in cui si scopre che la stessa vecchietta che aveva incontrato alla Mattel, Barbie, nel mondo reale, era in realtà Ruth, non ricordo adesso il cognome, ma comunque la creatrice del personaggio di Barbie, non naturalmente la stessa, perché quella nella realtà sfortunatamente è morta, anche nella realtà del film, infatti quella che incontra Barbie all'interno della Mattel è solo un fantasma. Il CEO della Mattel dice proprio, non, ovviamente è una scena molto ironica, molto metacinematografica, oh sì, lei, il suo fantasma ha un ufficio nella Mattel, ok, è una cosa che mi ha fatto sorridere però molto sopra le righe, soprattutto perché la scena dopo è veramente molto molto drammatica. Si scopre il motivo della creazione di Barbie, si scopre proprio il perché l'abbia creata perfetta, nonostante non si debba sentire perfetta in quanto donna, perché la perfezione non esiste e non deve essere nemmeno ricercata, neanche dal sesso opposto. Il bello è che il film si concentra proprio su questo, la perfezione non esiste e non deve essere nemmeno cercata. Viene rivelato appunto che Barbie si chiama così perché Barbara era la figlia di Ruth, e poi si mostra una sequenza davvero commovente, comunque che mi ha smosso dentro, con delle scene delle clip di repertorio, penso, perché credo sia la vera Ruth con la figlia, la vera Barbara, nel passato, quando almeno Ruth era viva. Non so adesso che fine abbia fatto Barbara, ma non so nemmeno se è proprio vera tutta la storia, non sono informatissimo sulla nascita di Barbie, però sapevo dell'esistenza di questa Ruth, la creatrice, magari chi ne sa di più basta un commento qui sotto per informare sia me ma anche il resto degli spettatori di questo video, ascoltatori più che spettatori. E poi infine lei decide di rimanere umana per sempre, e la scena interessante sul finale appunto è lei che è ora umana va dalla ginecologa. E questo è sia il rimando alla battutina che è stata fatta ad inizio film, nel primo atto, ovvero no tranquilli, tanto io non ho una vagina, o comunque lui non ha un pene, indicando Ken,
appunto fa anche riferimento al fatto che ora, essendo umana, essendo una donna reale, avrà a che fare anche con queste imperfezioni, quindi dover andare dalla ginecologa, imperfezioni che comunque sono naturali, cose che una Barbie, proprio per natura plasticosa appunto, Barbie o Ken, non hanno. Lei, la Barbie stereotipata, ha deciso di abbracciare l'imperfezione umana per lasciarsi alle spalle tutto quello che ha vissuto per anni e anni. Tra l'altro, uno dei momenti meta è quello in cui la voce narrante dice che utilizzare Margot Robbie per un momento in cui nel film viene detto che Barbie è brutta non è esattamente l'esempio migliore, dicendo appunto che Margot Robbie è bella ed è la verità. Un altro momento metacinematografico è quello che ho citato prima, quello che non ho capito, è una dei personaggi, la Barbie che ha vinto il Nobel, totalmente fuori contesto dice che ha sognato di aver lavorato al Zack Snyder Justice League, e non ho capito il perché, vabbè. Oppure quando viene detto che la Warner è già interessata a fare un film su Ken nel momento stesso in cui lui rivoluziona totalmente Barbieland diventando Kendom, gioco di parole con Kingdom, è proprio la Warner infatti a produrre questo Barbie, quindi cambio di vedute anche per loro. Le scene nel mondo reale, per quanto mi riguarda, sono davvero divertenti, ma nascondono quel senso di tristezza che appunto ci circonda nella nostra società. Con Ken che, arrivando lì per la prima volta, pensa che il nostro mondo sia comandato dall'uomo, che è una cosa abbastanza realistica comunque. Quando cerca lavoro, il datore lì, quello non so cosa sia, però dice che in questo momento cercano di assumere il più possibile donne per nascondere appunto questo patriarcato, e lo nascondono bene, ed è effettivamente quello che sta succedendo e che succede comunque alla Mattel all'interno del film, poi non so nella realtà, ma lo stesso Will Ferrell dice che nel 1900 e boh sono state assunte delle donne, stai tranquilla, sicuramente ci sono state delle donne, dice così, e al contrario di quello che si aspetta Barbie non c'è neanche una donna all'interno di Mattel, se non poi il fantasma di Ruth in un altro ufficio, ma è una cosa a parte. Il problema è che durante la visione ho sentito gente lamentarsi di questo Barbie dicendo no, non è un film serio, è per bambini. Abbiamo visto lo stesso film, eravamo accanto, ma abbiamo visto lo stesso film? Questo è un film solo per bambini? Non penso, però comunque magari il soggetto del lamento erano le scene un po' troppo cringe, ma voluto, proprio perché ci troviamo in un mondo di bambole, lei che non beve realmente, lei che non versa nulla nel bicchiere, ecco, un mondo di bambole voluto, infatti poi c'è il rimando nel mondo reale, lei non si aspetta di ritrovare qualcosa dentro il bicchiere e si bagna la faccia. Quelle scene erano letteralmente qualcosa di straprevedibile, non solo dai trailer magari che non si vedono, ma stiamo parlando di un film di Barbie. Se poi comunque mi vieni a dire lo stesso che secondo te questo è un film per bambini, vuol dire che non hai capito veramente niente di questo film. E non ci vuole tanto, non ho sentito lamentare delle bambine o dei bambini, ho sentito lamentare degli adulti, non ci vuole tantissimo per capire cosa voglia dire questo film, e soprattutto le critiche al patriarcato, alla società odierna, non sono nemmeno così tanto velate, sono proprio davanti gli occhi. Boh, forse la gente si aspettava un horror con Barbie, uno splatter, non lo so. Strano che non abbia ancora citato la primissima scena del film, che è ripresa anche nel trailer, nel primissimo teaser in realtà, che è la citazione a 2001 di Odissea nello spazio, bellissima veramente, con le scimmie che qui sono delle bambine con delle bambole brutte in mano, che sarebbero le ossa, e poi quando una bambola viene lanciata in aria come l'osso di 2001 di Odissea nello spazio, al posto di diventare una navicella diventa il logo di Barbie e parte la musica. Musica che è di Dua Lipa, se non sbaglio Dua Lipa ha fatto più di una canzone originale per questo film. Dua Lipa qui interpreta le Barbie sirene, più di una, e poi c'è la Barbie sirena, o meglio il Ken sirena di John Cena, già annunciato prima. Io sapevo già di questo cameo di John Cena molto tempo fa, già era stato sia prima rumoreggiato poi confermato qualche settimana fa con anche una foto ufficiale, però proprio come per Michael Cera fa sempre piacere vedere John Cena in sala. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di questo film. A me è piaciuto tanto, per quanto mi riguarda, ripeto, non è il miglior film del 2023, però ha uno dei migliori finali di quest'anno, quindi vi consiglio assolutamente la visione se volete portare i bambini, se siete dei ragazzini comunque interessati, ma allo stesso tempo o vi vergognate, non so per quale motivo, perché non ci sarebbe da vergognarsi di una cosa del genere, ad andare a vedere il film, o comunque non eravate ancora convinti, io vi dico guardatelo. Non so perché stiate guardando la parte spoiler a questo punto, però
vabbè, guardate, andate a vedere il film. Io sicuramente farò un rewatch prima o poi, prima di averlo in Blu-ray, perché sicuramente lo avrò in Blu-ray. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono i link importanti tra i miei social, il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!